Sì, noi partiamo, come avevo del resto annunciato e promesso, in totale autonomia e libertà. Non dobbiamo chiedere a nessuno il permesso per nominare gli assessori della mia giunta, ma ho scelto due cittadini avellinesi che sono persone normali ma allo stesso tempo eccezionali, perché hanno super competenze in campi specifici. I settori che ho scelto sono la pubblica istruzione e l'innovazione. Ho voluto partire da questi due settori. La pubblica istruzione è uno dei nodi cardine per il futuro della città. Ci sono 15.000 studenti che ogni giorno si muovono ad Avellino, c'è una comunità che si muove ad Avellino ogni giorno e che ha bisogno di risposte e di organizzazione. L'innovazione invece è la svolta, è il futuro, è l'agenda digitale, è la capacità di sburocratizzare. Abbiamo detto che il certificato annulla la clientela, abbiamo detto che il certificato è quello che toglie la possibilità al cittadino, o meglio al consigliere comunale che interpreta male il suo ruolo, di fare clientela con il cittadino. Quindi agenda digitale e pubblica istruzione saranno due cardini della mia amministrazione se dovessi avere la responsabilità di essere sindaco di Avellino. Lei ha definito Bocciero e Giorgio due super tecnici all'interno di una città che deve fare un passo in avanti. Questo è assolutamente necessario. La giunta non può essere composta da persone che devono fare scuola guida, che devono imparare ad amministrare. La Bocciero è stata dirigente della provincia di Avellino al settore cultura, è stata nello stesso ruolo a Benevento, è un professore universitario, ha già grandi competenze amministrative. Andrea Giorgio è il vicepresidente di Confindustria, il presidente della piccola impresa, un imprenditore che da 35 anni in tutta Italia opera nel campo dell'information technology, della digitale e dell'innovazione. Quindi due specialità. Due specializzazioni, due specialisti che verranno ad affiancare me come sindaco, se eletto e se scelto dagli avellinesi, al di là della fuffa, dei proclami, del nulla che altri stanno proponendo in queste ore. La città si amministra in maniera seria e con persone serie e noi presentiamo un progetto che ha due cardini di serietà oggi. Allora, c'è innanzitutto la comunicazione tra il comune e diciamo, il mondo della scuola in generale. È chiaro che il comune ha dei compiti specifici che sono quelli di occuparsi dell'educazione primaria, degli asili nido, quindi diciamo, i destinatari non sono soltanto i bambini ma soprattutto sono le loro famiglie, quindi si tratta di servizi che hanno anche a che fare con la vivibilità di una città. Però credo che sia anche molto importante proporre il comune come partner del completamento del progetto educativo, e questo è qualcosa che mi appartiene moltissimo, perché connette la capacità di vivere il territorio come portatore di valori ma anche come portatore di un patrimonio culturale e anche come volontà di costruire dei cittadini del domani che siano più felici e più consapevoli nel rimanere sul territorio. Quindi piccole cose, tutte fattibili, grande attenzione ovviamente anche ai temi dell'edilizia scolastica, della sicurezza, ma soprattutto dialogo continuo con le scuole, ascoltarle e cercare di capire come poterle affiancare per un'azione didattica complessiva che migliori la qualità dei nostri giovani di domani. Sì, paga in questo momento un deficit non da poco. Innanzitutto digitale significa sburocratizzare, sburocratizzare significa favorire tutta una serie di processi, accelerare, voglio dire, sul fronte della qualità dei servizi resi al cittadino, di misurare l'azione amministrativa e mettere in condizione il decisore di avere degli elementi più concreti sui quali, assolutamente tangibili, sui quali prendere delle decisioni e programmare le azioni amministrative nella città. Sì, abbiamo un deficit in questo momento, ma come dicevo, il Comune di Avellino ha una grande storia. Siamo il secondo comune in Italia che ha messo le carte di identità elettronica nel 2001, abbiamo fatto sperimentazione di voto elettronico in progetti transnazionali, per cui diciamo si può riorganizzandolo facilmente rimettere in campo tutta una serie di fattori che ci possono riportare facilmente ad essere protagonisti in questo settore. Tra le proposte avanzate c'è quella del certificato digitale. Sì, spiegavo, il certificato digitale è una scusa, cioè in realtà oggi diciamo, si cerca di invertire il paradigma, cioè non è l'utente che deve andare al comune, il cittadino, ad andare al comune a chiedere un servizio, ma è il servizio che raggiunge il cittadino a casa 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in maniera facile, automatizzata, come d'altronde 90% delle persone oramai fanno per le proprie attività personali, soprattutto diciamo, quelle bancarie hanno certamente fatto svoltare la cultura nel nostro paese.